mi ha fatto bene venire a parlare con loro, sentire da loro quello che ci hanno detto. Non servirà restituire Patrizia, Bianca e Cristian ai loro cari, ma conoscere la verità su cosa è successo il 31 maggio a Premariacco Beach potrà aiutare i familiari a ritrovare un po' di serenità. Gli avvocati dei tre ragazzi morti nella tragedia del Natisone hanno incontrato il procuratore Massimo Lia e il pubblico ministero Letizia Puppa, titolare del fascicolo aperto inizialmente contro ignoti, poi modificato con l'inserimento di uno o più indagati, con ipotesi di reato di omicidio colposo. L'incontro, a cui ha partecipato anche la mamma di Patrizia Cormos, è servito a fare il punto sulle indagini. Il lavoro che sta svolgendo, perché è ancora in itinere, che sta svolgendo la procura, con un impegno, devo dire, eccezionale. Ne so qualcosa in più, ma sono soprattutto più sereno. Ho verificato che dall'ultima volta che sono stato qui, prima della pausa estiva, le indagini sono andate avanti. Sui tempi di chiusura delle indagini, al momento tutto sembra andare verso una conclusione entro il termine dei 6 mesi. In tal caso non mancherebbe molto alla notifica alle parti e alle richieste di rinvio a giudizio per gli indagati. Immagino che entro quest'anno verranno chiuse le indagini e quindi nel momento in cui verranno completate potremo avere anche noi accesso agli atti. A processo potrebbero finire singoli soccorritori per responsabilità individuali, ma anche gli enti a cui fanno riferimento. C'è una forma di responsabilità amministrativa oramai, che è la 231 del 2001, che impone per certe ipotesi di reato anche di considerare l'ente. Adesso avremo ancora un po' di pazienza per quando loro chiuderanno, quando avremo, come diceva l'avvocato, mano le carte per vedere un po' come sono andate le cose. Comunicherò con i miei assistiti e li tranquillizzerò che le indagini stanno andando avanti.